Sì, buonasera, Altamura da Bari, saluto all'ospite. Buonasera. Buonasera. Cortesemente, si può sapere come sta andando il Waterfront? Chi dice che hanno, per la gara d'appalto, che è stata giudicata? Chi dice che non è stata ancora giudicata? Si può sapere come stanno le cose? Sembra che stanno passando tempo e anni, grazie. Grazie per il suo intervento. Ma per quello che io posso ricordare, credo che la questione del Waterfront Giron si sta per avviare. Quindi una delle grandi conquiste anche della riqualificazione lungomare di Bari che si è avuta in questi anni di governo, diciamo, della giunta di centrosinistra che è stata presente in questa città. Da quello che io posso dirle, ma questo poi possiamo verificarlo con l'assessore Marco Lacarra, che è l'assessore dei lavori pubblici, credo che questo avvio sarà a breve tempo. Ci fu, ricordo, qualche mese fa, perché demmo noi di Telebari la notizia, la rescissione del contratto, perché la capofila dell'ATI, l'Associazione Temporanea di Imprese, che vinse l'appalto, aveva dei problemi ad accedere ai finanziamenti. Tenga presente che ogni volta che ci sono queste gare, diciamo anche abbastanza corpose, ci sono anche ricorsi, interventi, quindi diritti, diciamo, lesi. Però penso che una delle cose più belle che adesso riusciamo a mettere in moto sarà la riqualificazione di questo lungomare, perché, diciamo, la zona di San Girolamo è una delle zone dove ancora potremo riuscire anche a utilizzare la bellezza del mare, quindi questo sarà un bel risultato di questa amministrazione. Comunque, a garanzia delle richieste dei telespettatori, ce ne occuperemo anche con le edizioni del telegiornale, come spesso facciamo quando ci vengono segnalate delle sicuramente disfunzioni, l'assessore Lacarra potrà darvi maggiore luce, ma da quello che so io la questione sta per avviarsi. Allora, abbiamo un'altra telefonata, pronto? Ciao Alessandro, sono Luigi. Buonasera. Un saluto all'assessore. Buonasera. Al quale propongo, rivolgo una domanda. È da anni che noi abbiamo culturalmente tanti teatri abbandonati. Abbiamo tenuto il Petrozelli per 20 anni, l'Oriente anche, il Corso al Santa Lucia non da meno. Adesso finalmente il Teatro Margherita è tornato, diciamo, a far parte del patrimonio comunale. Lo vogliono fare casinò, lo vogliono fare. Insomma, è mai possibile che quando si dismette un teatro a Bari non si sa più che fine debba fare? Il Teatro Margherita è nato come teatro. E se lo lasciano stare come teatro, perché non ne abbiamo tanti, specialmente noi di una certa età, siamo affezionati a questi luoghi, trasformarli in casinò e compagnia bella, insomma, penso che non sia molto, molto utile alla città, secondo me, ripeto, non parlo, insomma, dovrebbe essere teatro e dare la possibilità a chi di una certa età è rimasto affezionato di frequentarlo. E con questo vi saluto, buonasera. Grazie per il suo intervento. Il Teatro Margherita, diciamo, storicamente mi racconta mio suocero, che è quasi novantenne, che quando fu costruito il Teatro Margherita ci fu una sommossa popolare allora, perché fu costruito con la questione di tutelare, diciamo, la città di Bari dal vento, diciamo, del greco levante, cosiddetto. Ma il Teatro Margherita, Casinò, sinceramente, era una delle idee che erano state avviate qualche anno fa, perché il casinò ci poteva aiutare l'amministrazione, un casinò municipale, a poter anche gestire questo spazio. Ma era un'idea, ma non è stata mai perseguita questa idea. Il teatro Margherita, ricordo che da ragazzo vidi il mio primo film in prima visione, Il Dottor Zivago, ricordo. Pagai allora, mi pare, un biglietto che era esorbitante, mio padre mi dette 700, mi pare 50 lire. E per me fu, insomma, la mia prima esperienza. Il cineteatro Margherita era importante. Il problema dei teatri è la gestione. Io credo che lì ci sarà, perché c'è anche uno spazio teatrale che è stato realizzato all'interno della struttura, ma lì si sta pensando, per esempio, di fare un museo d'arte moderna permanente, e realizzare altre strutture che possono essere utilizzabili sul piano della fruibilità. Ma la cosa più importante è che quella struttura si sta mantenendo e la stiamo, diciamo, consolidando. Rivitalizzando, tra l'altro. Rivitalizzando, può diventare un punto di mostre, di attività, che poi ci sono delle mostre bellissime. Io non so quanti baristi sono andati a vederle, perché poi andiamo nelle altre città e le mostre delle altre città le andiamo a vedere. Le nostre, non so perché, ma non... C'è stata la mostra di Fellini, per esempio, alla Sala Mirà, di disegni di Fellini, e non so quanti baristi non sono andati a vederla. Cioè, noi abbiamo delle cose bellissime che riusciamo anche a produrre e a fare, però quasi come se fosse qualcosa di scontato, non andiamo a usufruirne. Comunque il Teatro Margherita, credo che la sua impostazione non sarà mai quella di un casinò, perché credo che anche se era un'idea che non malsana da un punto di vista di gestione e anche di lotta al gioco clandestino, che è il gioco d'azzardo che esiste
comunque nell'Interland provinciale barese e quindi avrebbe anche legalizzato certi percorsi. Ma questa è un'altra storia. Ma credo che sicuramente nel Teatro Margherita verrà utilizzato per spazi, diciamo, comunque culturali, artistici, e se c'è quest'area anche, diciamo, di area teatrale, perché no anche spazi teatrali. Ma i teatri a Bari per fortuna ce ne sono. Il problema serio è la gestione e quello che costano ormai nella gestione. Quindi un altro teatro in più non so in questo momento se sia ancora opportuno farlo, però la sua impostazione sarà quella. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, sono io, ho fatto la prima telefonata. Sì, sì. Siccome no, la risposta dell'onorevole Abbaticchio non mi ha soddisfatta, volevo essere un po' più precisa. Sì. Ho letto sul Corriere della Sera, l'inserto del Mezzogiorno, quello che hanno percepito i consiglieri regionali che sono traslocati a Montecitorio. Allora, vedendo quelle cifre, vengono i brividi, perché io, che ci vo- in dieci anni, prenderò intorno ai 150.000 euro, 10 anni, pensi un poco. Allora voglio dire, quando si parla di addizionali IRPEF è una bestemmia, è la cosa peggiore che si possa fare. Perfetto. Se dovete fare, fatele almeno, stabilite un tetto di reddito tale da consentire anche le persone che devono andare al macero come me, perché ora degli anziani non parla più nessuno. Bene, grazie signora per essere intervenuta. Mi dispiace signora, ma penso di aver detto proprio quello che, parlando di una riforma anche fiscale e di una rivisitazione dei redditi nell'ambito nazionale, credo che su questo si stia impostando il percorso dell'amministrazione comunale, ma anche del futuro, mi auguro, governo che andrà a gestire il paese. Poi sui redditi, diciamo, dei consiglieri regionali, io non sono onorevole, sono uno che è stato eletto consigliere comunale a Bari per la quarta volta, diciamo con 1500 voti quasi, e poi mi ha chiamato dall'assessore, chiamato a fare l'assessore da Michele Emiliano, diventato sindaco, quindi onorevole io non lo sono. E poi sui redditi, diciamo, regionali, non perché voglio scusare, perché sono convinto che anche lì bisogna rivedere tutta la spesa delle indennità, credo che ci sia anche in buona parte delegato al lavoro che ogni consigliere regionale fa, e poi c'è l'accumulo sicuramente, per cui insomma il reddito, l'IRPEF, le tasse si pagano in rapporto a quello che uno ha. Indubbiamente questa idea di ridurre le tasse al di sotto dei 20.000 euro, quello che si fa anche nelle esenzioni ticket nei soggetti al di sopra dei 65 anni per uso dei farmaci o di uso di terapie, diciamo, mediche o anche di strumenti diagnostici, lo stesso dovrà essere visitato nell'ambito. Una cosa è certa, che questo tipo di tassazione non va bene e bisogna comunque modificarla. Su questo non ci sono dubbi, non c'è d'accordo. La massimo. Tassazione non va bene, certo bisogna modificarla, però credo che, premesso che è assurdo che si guadagni così tanto in politica, l'abbiamo già detto, il tormentone di questi mesi, però credo che non debba neanche passare l'idea che con i soldi che percepiscono nella fattispecie i consiglieri regionali si possa pagare o abbattere o comunque la percentuale di IRPEF. Serve a ben poco, questo è bene che forse lo metabolizziamo un po' tutti. Sì, anche perché sennò diventa una... No, perché quando si parla anche di costi della politica, purtroppo si pensa sempre a quello che entra in tasca ai politici, però forse non sono quelli i veri sprechi della politica, pensiamo anche a tutti gli sprechi nella sanità che purtroppo ci sono ancora, ecco, e tutto quello che ruota attorno alla politica. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, senta, sono una cittadina di Ceglie. Sì. Senta, non voglio più replicare per quanto riguarda il ponte, perché ormai... Ha ragione. Ne abbiamo avute tante, ce le siamo bevute tutte, adesso basta. Ha ragione. Quindi qualsiasi altra scusa... ci fu anche un comunicato al telegiornale dicendo ci scusiamo, ormai i lavori verranno ripresi, fra 3 mesi sarà tutto finito, vabbè, comunque non è successo niente. Chiedo solo, per cortesia, se è possibile farci attraversare la strada in tutti i due sensi, anche a nostro rischio, perché non è possibile fare 8-10 chilometri per chi deve fare avanti e indietro e fare tutti questi chilometri in più per arrivare su via Canelli.
Solo questo. La ringrazio e buongiorno. Grazie per il suo intervento, ma temo che non sia possibile. Riporterò questa richiesta, ma credo che questa richiesta non sia chiesto, ma non è sia possibile. Sul piano proprio delle leggi, sono sulla viabilità. Comunque. No, anche perché non si può mai mettere a rischio, a repentaglio, la sicurezza dei cittadini. A meno che non ci sia un semaforo alternato, non so, ma anche lì diventa un problema poi di smistamento del traffico, so il problema. Perché la stessa domanda fu posta anche in passate trasmissioni, credo che rispose proprio il consigliere delegato al traffico Antonio De Caro, però comunque continuano, anche l'impresa continua ad affermare che entro maggio, giugno al massimo il ponte sarà pronto. Adesso speriamo anche di questo. Magari su questo anche caso... altri cittadini di quella zona mi hanno chiesto, personalmente mi sono interessato, so che mi hanno detto che tra... prima di quest'estate questa storia dovrebbe essere conclusa. Io mi auguro di sì, perché altrimenti giustamente ci beccheremo le lamentele di chi ha diritto a chiedere anche queste garanzie diciamo, di vivibilità. Non c'è assolutamente dubbio. Assolutamente condivisibile, però su questo magari possiamo domani a pranzo, ecco, possiamo realizzare un servizio per darvi conto dei tempi, vediamo un attimo anche sentendo l'impresa. Allora andiamo in pausa pubblicitaria per qualche istante e poi ancora qui per la seconda parte della nostra rubrica con l'assessora Baticchio, tra poco.